Quasi fede, no? Tutto lo che sta, una volta che si è in fondo.
migliorare adesso con il carrello, il atterraggio, la riduzione di velocità e quindi dopo l'atterraggio lo vedremo. Io ti ricordo appunto quello che stavo dicendo prima, che sicuramente è stato coperto dal rumore dei velivoli, che durante quella spirale in salita ad alto numero di a un alto angolo di attacco, il velivolo è in grado di localizzare e acquisire con il suo sistema digitale radar di bordo, acquisire i dati di parametri relativi a questo velivolo, cosa importantissima perché una volta che sono stati acquisiti dal computer di bordo, il computer di bordo non lo lascia più e trasmette questi dati all'armamento di bordo, una volta lanciato va a cercarsi questo nemico, anche se in quel momento si trova dietro il velivolo EFA che lo ha acquisito. Quindi è un sistema estremamente importante, un sistema molto, molto bello, però vedo che in questo momento possiamo anche procedere quasi a un'altra intervista da parte di Milena, ma tra qualche istante ci farà il segnale, quindi lasceremo a lei la parola per un'altra intervista di un nostro pilota dell'Aeronautica Militare Italiana. Dicevamo dell'Eurofighter. La linea aeronautica partecipa al programma con una quota del 19,5% ed è responsabile della costruzione dell'ala sinistra, della progettazione e costruzione della fusoliera posteriore insieme alla 306, alla progettazione e integrazione dei suoi sistemi di bordo, quali l'armamento e così via. Ma siamo in questo momento, inseriamo di nuovo il...